Lì dove c'è la sua associazione, ma l'associazione è un'altra. Vediamo un po'. Allora, qua è pronto. Allora, aspetta, io intervisto tutte e due. Col suo permesso, che lui è contrario all'uso di questa roba qui scritta. Sì, poco. Allora, io vorrei fare 20 minuti, non di più. Sì. Perché poi lo devo mettere su YouTube. All'inizio del discorso. Sono varie cose. Sì, perché... Però, quindi non mi fa 20 minuti di lettura libro, perché... Il discorso vero è questo qui, quello... sulle inadempienze e inosservanze della legge da parte della magistratura. Vabbè. È quello che dobbiamo fare noi. Però prima ci vorrei mettere una frase mia. Dai, io sono grande. Vabbè, aspetta, io adesso mi vengo a sedere e comincio la registrazione. Parla un po', 1, 2, 3, va bene. Mettiti qua, dai. Metto qua. Io mi metto un po' così e ci vediamo. Questa è l'immagine del cardinale Federico Borromeo, 1564-1631, che poi arcivescovo di Milano, che poi è stato santificato, intellettuale, teologo, esorcista. Allora, scusate, no, aspetta, io vi devo presentare prima, dovevamo fare tutta noi. Allora, Orazio e... Giorgio, detto Giorgio. No, allora. Salve a tutti, oggi siamo con Orazio e Giorgio Vitali. Orazio Fregnani, scusate, ho dimenticato. Fregnani! Va bene, dai. Fregnani. Non vi formalizziamo, non ci formalizziamo. No. Ok. Andiamo. E loro sono dei combattenti veri. Da anni e anni portano. Ma più Giorgio. Giorgio da 70 anni. Io sono da 50. Dal 47, ho cominciato il 47. Cioè, sono i portatori delle istanze del popolo, che ahimè... Avremmo dovuto fare i tribuni, esatto, della plebe. Più passa e il infatti tempo, andiamo il 21 di aprile. Più passa il tempo, ce n'è bisogno di portatori delle istanze del popolo. Perché pare che... Il 21 aprile, facciamo una closa, o una chiosa, noi il 21 aprile, il Natale di Roma, siamo al Monte Sacro, sulla Nomentana, sulla viga antica Nomentana, dove andiamo a Fusula, perché ogni anno sono questa sì, noi tutti gli anni andiamo lì e tutti gli anni ricordiamo il giuramento fatto dalla plebe verso la plebe, da Menenio Agrippa e dei successivi altri diciamo proseguitori della sua iniziativa, che poi molte volte nel corso degli anni è stata cancellata dalla nobiltà romana, che ovviamente la vedeva come la sabbia negli occhi. Certo, per dire che c'è una permanenza, una diciamo, affinità, attività che è diciamo, propedeutica a quello che poi facciamo continuamente e che è ispirato a quella base lì. Allora, le istanze di Giorgio e Orazio durano anni, da anni che diciamo, vengono presentate soprattutto presso i tribunali di mezza Italia. Non solo Italia, anche internazionali. Anche internazionali? Sì. Dove? Strasburgo, per esempio. Ah, venia, sì, giustamente, Strasburgo. Ecco, vorrebbero raccontarvi dell'ultima istanza che hanno prodotto. Una delle ultime, non l'ultima. Una delle ultime, sì. Non tutte, una delle tante che avete... Sì, sì. Che documenta l'inadempienza, esatto, delle leggi da parte della magistratura. Le parti istanti, benissimo. Possiamo saperne qualcosa di più? Ecco qua, allora, la parola a Orazio. Voi sapete tutti che il corpus delle leggi che costituiscono l'ordinamento giuridico e legislativo è... un corpo unico, è un unicum, cioè tutto un insieme che è diciamo, correlato e ridimensionato in maniera organica, in maniera tollerante e tollerabile, cioè nel senso che nessuna legge può andare in contrapposizione di un'altra che già è preesistente, sì, perché sarebbe un ossimoro, no? Un ossimoro, come preferite, e viceversa tutti, diciamo, tutte le leggi, in particolare i testi unici, che sono quelli appunto del codice di procedura penale, il codice di procedura civile, il codice amministrativo e così via, oltre alla Costituzione e tutto il resto, deve essere un unicum, cioè
deve essere correlato in maniera che non ci sono tensioni fra una legge e un'altra legge. Discrepanze, diciamo. Discrepanze, ma soprattutto tensioni conflittuali, non ci deve essere conflittualità fra una legge e l'altra. Allora, poi viene descritto appunto questo corpus, in particolare noi adesso esaminiamo e abbiamo fatto esaminare a partire dal settembre del 2014 a tutte le varie procure della Repubblica e quant'altro, il testo della legge, del codice della procedura amministrativa che all'articolo 126 dice chiaramente, proprio testuale, aspetta che lo devo tirare fuori, dice testuale, oddio dove diavolo sta, eccolo, dice in materia elettorale, porca miseria, non lo trovo più, andiamo oltre, vabbè, l'articolo 127, lo dico a memoria, del testo unico di procedura amministrativa, che è il testo che riguarda tutti i contenziosi di qualunque genere di ordine amministrativo, dice l'articolo 127 del testo, appunto del testo del codice di diritto amministrativo, che è il decreto legge 104 del 2 luglio del 2010, dice l'articolo 127 che nessuna, come si dice quando fai un Giorgio, non mi viene la parola, porca miseria. Quando tu fai un procedimento, come si chiama? Un ricorso. Amministrativa. Nessun ricorso può essere considerato soggiacente al fisco e alle leggi fiscali e a nessun obbligo di pagamento, alcunché, perché a ogni cittadino deve essere garantito la possibilità di agire e procedere gratuitamente, per difendersi, soprattutto per difendere il diritto assoluto primario della possibilità di essere elettore o eletto candidato. Cioè in questa nostra corpus delle leggi c'è questo articolo 127 del codice di procedura amministrativa che dice appunto questa cosa sacrosanta. Andiamo al fatto. Allora, qui elenco tutta una serie di leggi che non so dire per tranquillità, ma chi vuole poi va sul nostro sito web di Alba Mediterranea e trova tutto quello che vuole. Se non lo trova, ripetiamo, Alba Mediterranea, il sito di Orazio e Giorgio è Alba Mediterranea. Esatto. www.albamediterranea.com. Sì. E quindi tutta una serie di leggi che non so dire, che poi conducono alla confutazione della legge 56 del 2014, che è un aborto giuridico, appunto prima parlavamo di corpus unicum, e cioè di un sistema coordinato. Questa legge qua è una porcheria di una dimensione proprio stratosferica. Perché contraddice tutte le leggi di ogni ordine e di ogni grado del corpus delle leggi preesistenti nella legislazione italiana. Ecco, sì. Che succede? Succede che viene confutato appunto il diritto al voto. Cioè praticamente quando esistono tutta una serie di leggi, non so dire, e altre che non ho citato qui, che adesso vedo. Ah no, ecco, la legge per esempio del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, numero 267, dice una cosa, è una pletora di articoli che non so dire, 260 articoli, che però è quell'insieme di articoli che diciamo norma l'aspetto civilistico del rapporto fra cittadino singolo, cittadini plurimi, e lo Stato e le istituzioni dello Stato. Sì. Che prevede all'articolo 3, 4 e 5, adesso se so 3, 4 e 5 cambia poco, ma nei primi 3 o 4 o 5 articoli prevede che quando c'è una sottrazione dei diritti costituzionalmente garantiti o legittimi che appartengono a prescindere dalla Costituzione all'individuo, al cittadino, non si può ovviare a questo diritto, ma deve essere riconosciuto ovviamente in tutto il corpus delle altre leggi, non solo in quello che dice l'articolo 2, 3 o 4 o 5 del testo della legge 267 del decreto legislativo del 18 agosto 2000. Cioè, che cosa succede? Bisogna che qualunque altra legge che poi
diciamo, deriva da quelle che ho citato, deve essere armoniosa, armonizzata a quella, a quel dettame di quella legge. E cioè che dice che il diritto di elezione, e cioè essere elettore, e quindi in senso attivo o in senso passivo essere eletto, non può essere distolto a nessuno, per nessun motivo, per nessuna ragione. Invece che cosa hanno fatto questi figli di puttana? Hanno emanato questa legge 56 del 2014 che dice praticamente che costituiscono le cosiddette città metropolitane. Sì. Allora, le cosiddette città metropolitane sono un aborto giuridico in tutti i sensi, grazie a questa legge 56. Perché? Perché praticamente sottraggono il diritto di elezione. E quindi che cosa succede? Ad esempio, in questo caso, che nella città metropolitana di Roma, in cui vengono accorpati anche tutti gli altri 165, mi pare, paesi e cittadine all'interno del comprensorio, tipo Civitavecchia, Tivoli, eccetera, no? Al comprensorio della provincia romana, che vengono incorporati in un unico diciamo, corpo, in un'unica entità, dove però gli elettori di questa entità sono i cittadini di Roma, cioè circa 3 milioni e mezzo di abitanti, però vengono esclusi gli altri 2 milioni circa del circondario della provincia. Ah, addirittura? Certo, allora, ma non lo sa nessuno, non lo sa nessuno. Allora, tu hai fatto due elezioni regionali, provinciali, ti ricordi di averle fatte? No, non l'hai fatte. Non mi risulta. Non l'hai fatte. E quindi hanno deciso loro, sì, per tutto. Aspetta, avrebbero, in base alla legge 267 e 265 dell'anno successivo, l'anno precedente, cioè, che cosa dicono? Dicono che per sottrazione di diritti, primo, devono essere consultati in una prima fase, diciamo, di supervisione, così, di appropriazione di documentazione, diciamo, di sondaggio preelettorale, diciamo così, della cittadinanza, deve essere considerato appunto il parere della cittadinanza e tutte le organizzazioni civili, i movimenti, le associazioni, eccetera. Il che non quando, è mai stato fatto, ma non solo, poi a votazione avvenuta, o per confermare la votazione o per negarla, ci sono i referendum, non si può ovviare dal referendum. Certo. Cioè, tu mi stai sottraendo un diritto, per Dio, come faccio a giustificare una cosa del genere? Una sottrazione della mia esistenza. Io non sono più un cittadino, sono uno schiavo, a quel punto divento uno schiavo. È contro la legge, ma proprio. Ma proprio in maniera smaccata. Contro lo spirito delle leggi. Certo. Ma che era smaccato, cioè io non ho mai visto un aborto giuridico così potente, neanche in queste ultime leggi dei Draghi. Vabbè, pensiamo all'altro guerriero. No, niente, semplicemente volevo soltanto aggiungere che avendo il sottoscritto e anche lui aperto la PEC, sì, e speriamo che i nostri ascoltatori sappiano che cos'è una PEC, e ce l'avevamo dimenticati che avevamo anche noi la PEC. No, io ogni tanto la vedevo. Io la vedevo. Adesso ti racconto lui la sua versione di quello che è successo, poi ti racconto io la mia versione di quello che è successo a me. Allora, praticamente sì, se farai bene. Allora, avendo io dimenticato completamente e di avere una PEC obbligatoria per gli iscritti agli ordini professionali, certo, vado a aprire questa cosa e risulta che devo pagare 2 milioni 2.000 euro, pari a 4 milioni. Euro. Quanto devi pagare? 2.000 euro, non 2 milioni, 2.000. 2.000 euro, pari a 4 milioni di vecchie lire. Cioè, non era bazzicola, il ricorso che noi avevamo fatto, eccolo, e che invece deve essere gratuito, perché sì, la legge stabilisce che un ricorso relativamente a questioni elettorali è gratuito. Facciamo vedere: il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, ricorso contro il Comune di Roma Capitale in persona del sindaco pro tempore per l'allunamento, prega sospensione dell'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale. Ecco qui il documento del ricorso. Ecco. Col che allora si dimostra che non solo questi... Questo è il deposito al Ministero di Grazia e Giustizia fatto successivamente denunciando i magistrati... Il 22 dicembre, sì, 2014. Sì, perché i magistrati hanno detto no, non procediamo perché non è di ordine elettorale. Il mortacci tua, non è di ordine elettorale. Vabbè, buono. Io lo mando di decore, come si diceva. Questo lo sappiano i nostri ascoltatori, che qui in Italia non solo sono fuori legge i politici, che sono soltanto, ma anche i magistrati, come si sta dimostrando, e come gli italiani cominciano ad aprire gli occhi in questi ultimi anni. E con questo il nostro Presidente della Repubblica dovrebbe fare i nostri interessi
E invece no, fa solo dovrebbe stare in galera, è diverso. Non parlo. Dovrebbe stare in galera. Dovrebbe tutelare gli italiani, il popolo tutelare. Uno come è lui. È silente. Uno come lui che si fa rieleggere per il secondo mandato, che è già un aborto giuridico in base alla Costituzione, perché è vero che non è previsto e non è normato. Non c'è un articolo che dice che si può essere eletti soltanto una volta, ma questo fino all'altro ieri per 13 volte è stato così, e quindi che cosa vuol dire? Che è diventato norma, non che tu fai quello che cazzo ti pare dopo 70 anni. Okay. D'altronde l'attuale... Focalizziamosi su... devo aggiungere questa cosa relativamente al precedente di questa pseudo-repubblica, che questo precedente intanto è tale in quanto garantisce la continuità dei rapporti tra la Chiesa e la mafia. Certo. Questi sono gli accordi che l'attuale garantisce. Abbiamo tutto quello da credere. Ma quanto vuoi? Guarda, io ho fascicoli alti chilometri. Poi guarda, tutta la letteratura che io ho dimostrato. Ma com'è che i giornali non ne parlano? Ma perché? Prova a domandartela, date una risposta. Allora, andando per procedere nel discorso che avevamo iniziato. Allora noi all'inizio, mi pare il 13 o il 14 settembre del 2000, esce ad aprile, 7 aprile esce questa legge, io immediatamente del 2014, volevamo immediatamente intervenire, abbiamo detto no, aspettiamo di vedere che agiscono, perché il pensiero è l'emanazione di un'idea finché non è stata suffragata da applicazioni reali, da qualcosa di effettivo nel mondo concreto. Solo utopia, dice no, io vagheggiavo. Bisogna vedere i fatti. Esatto, quindi il fatto. Poi che cosa esce fuori? La indizione delle elezioni, perché bisogna dire che quelli 2 milioni che sono stati estromessi, perché tuttora sono estromessi, poi diremo pure delle conseguenze che ci sono state, perché qualche conseguenza politica c'è stata, non te lo dicono, non appare sui giornali, ma qualche aggiustamento c'è. E allora che cosa è successo? Che il 7 aprile appunto viene emanata questa legge, poi arriva il momento effettivo della effettuazione di qualcosa di concreto, quando vediamo questa cosa qui, perché viene indetta l'elezione del super sindaco, cioè della città metropolitana. Ecco. E allora, come funziona? In questa legge è spiegato. Allora, vengono chiamati a votare tutti i cittadini di Roma, i 3 milioni e mezzo. I 2 milioni della provincia di Roma, che anche di più, 2 milioni e mezzo circa la provincia di Roma, non se li caga nessuno, scusa l'espressione, cancella se vuoi, ma che cosa succede? Che vengono, non si sa in base a quale razio, nominati rappresentanti di questi 2 milioni circa di cittadini, i sindaci dei relativi 165 comuni e i consigli comunali dei 165 comuni, cioè li hanno fatti partecipare. 5.500 persone non elette da nessuno per quella funzione, non c'è stato un referendum per propositivo o negativo o una consultazione. E loro potrebbero dire rappresentanti di coloro che non hanno votato. E allora chi te l'ha data la delega? Questo sì. Chi te l'ha data? Esatto. Non c'è prosecutio temporis, cioè non c'è proprio una derivazione giuridica sostanziale e sostenibile soprattutto. E allora che succede? Il 6 ottobre o il 5 ottobre del 2014 avvengono queste elezioni. Aspetta, senti come avvengono le elezioni. Allora, il sindaco, come si dice, di diritto... Sì. A prescindere dalle esito delle votazioni, è il sindaco di Roma. Ti sembra normale? Cioè i 165 sindaci dei comuni dei limitrofi non servono un cazzo, non contano un cazzo. Il sindaco va a votazione semplicemente per vedere la composizione del consiglio della città metropolitana. Cioè viene eletto in quel modo lì solo il consiglio, non il sindaco. Il sindaco è già sindaco di Roma sempre e comunque. Anche se non ha preso un voto in vita sua. Sì. Capito? E quindi... Perché è stato votato dai cittadini italiani. Certo, è stato da Roma. Solo romano. Per Roma. E chi te dà l'autorizzazione che fa il sindaco della provincia? Sì. Hai capito? Allora, fatto sta che viene emanata questa comunicazione di questa elezione del 6 ottobre o 5 ottobre, e vediamo poi tutto quello che ti sto dicendo adesso, ma poi un'altra cosa più grave.
tutta questa diciamo, volontà di cercare di legalizzare qualcosa di assolutamente illegale e insostenibile è il fatto, tu pensa che cazzo sono inventati questi, se tu leggi l'allegato A alla legge 56, io qua non l'ho portato oggi, praticamente ogni sindaco di comune, delle 165 comuni, viene attribuito una percentuale, un quorum, in base al numero degli abitanti che ha residenti, non votanti. Potrebbe, allora, a Formello per esempio c'hanno tantissimi la residenza, ma non ci abitano, abitano a Roma. Quindi succede che questo quorum va, diciamo, per assegnare poi la quantità di voti teorici che vanno, diciamo, distribuiti di questi 2,5 milioni di abitanti circa del circondario, che vengono attribuiti in maniera del tutto aleatoria, del tutto utopistica, per cui praticamente si ritrovano eletti personaggi che non hanno preso un voto di quei 5.500 voti, hai capito? Di quei, okay. Hanno preso solo quel quorum. Cioè, che quindi in pratica decidono i partiti quello che ma di peggio decidono le cosche, decidono le cosche, la cosca di Mattei in quel caso lì, di Matteo Renzi in quel caso lì, ha deciso la cosca di Matteo Renzi, che non è poi sempre solo di quella di Matteo Renzi, ma Matteo Renzi c'ha una storia alle spalle e poi successiva di confusione. Addirittura noi l'abbiamo condannato per essere incapace di intendere di volere. Esattamente. No, è stato condannato dal tribunale. È stato condannato. Dal tribunale. Lui è uno incapace di intendere di volere, non potrebbe fare vita politica manco a fare porta a porta. C'è una sentenza. Cioè, certo. Del tribunale di Firenze. Del 2019. Abbiamo fatto condannare anche voi. Quindi non è in grado di intendere di volere. No. E nonostante tutto lui... Quando lui parla al Senato c'è uno che mette un dito dietro. Noi perché ridiamo? Ridiamo perché è tutta una grande farsa. Un massa di delinquenti e basta. Una grande farsa. Se la gente sapesse le cose che sappiamo noi, io lo dico sempre. La gente, quando io dico queste cose, mi ricorda come uno, ma quello è scemo, quello è presuntuoso, quello è uno fuori di testa, no? Se ne sapeste voi che vedete questi video nostri, se sapeste, ma vi dico che è mai possibile che su 13 Presidenti della Repubblica, 3 Presidenti della Repubblica siano cugini carnali tra di loro? Ma è mai possibile? Un paese che... Ah sì, perché Cossiga... Sì, è mai possibile. Già solo questo sarebbe... Ma dovrei... E provenienti tutti dal Regno delle Due Sicilie? Da Sassari. Dal Regno delle Due Sicilie. No, che c'entra? Sassari è il Regno Oh, scusa! Basta. Regno di Sardegna. Dal Regno di Sardegna. Mi sono sbagliato. Da Sassari, sì. Capito? Cossiga... Segni e Saragat. Anche Saragat? Certo. Non era piemontese. No, ma che... È nato in Sardegna, poi trasferito a Torino, mi pare, e poi è rientrato in Sardegna successivamente. Scusa, dire Sardegna è come dire Piemonte, ricordiamocelo bene. Ah, per cui siamo ancora nel 1860. Bene. Regno allora, di Sardegna. Ringraziamo i nostri... No, aspetta, no, non è finito. Due minuti. Allora, che succede? No, bisogna, sennò rimane stringo, sennò rimane tronca, allora che succede? Facciamo allora avvengono queste pseudo elezioni e noi denunciamo sia i magistrati sia i votanti della legge 56. Tutti quelli che in Parlamento hanno votato una porcheria, un'indegnità come quella vanno messi sotto processo, come minimo. Passano un po' di anni. Ah no, i tre giudici della TAR hanno detto che noi non potevamo ricorrere ricorso di ordine elettorale perché secondo loro non erano. Allora mi deve spiegare di che cazzo di ordine è questo. Cioè qui lei, i diritti dei cittadini erga omnes. Neghi i nostri diritti elettorali, mio e di Giorgio, perché noi siccome abbiamo partecipato siamo elettori, ma abbiamo anche partecipato come candidati a molte corse elettorali, tornate elettorali, avremmo potuto essere eletti in un paese civile e democratico e invece ci è stato precluso. Quindi tutto questo e tante altre considerazioni che non vado a scapito del diritto sacrosanto garantito da questo elenco di leggi che ti ho detto qua, più la Costituzione, che la mette chiaramente in vista questa problematica. Insomma, fatto sta che poi nel 2017
arriva, siccome noi aspettavamo al varco la città metropolitana, sì. Non è arrivato nessuno, non si è costituito nessuno, vedi? Qua costituito, sì. Qua parti. Lo leggo. E qua, sì. Avviso di deposito del decreto decisorio. Si comunica. Questo è il decreto di perenzione, cioè di archiviazione. Sì, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma. Sezione seconda, si comunica in data 7/12/2017, è stato depositato presso questa segreteria il decreto decisorio numero 7661/2017, conseguente esito, dichiara perenzione sul ricorso indicato numero registro generale 11402/2014, parti. Ferniani Orazio, difeso da Orazio Ferniani, Roma capitale, avvocati nessuno, che non si è costituita. Cioè, qui dice dichiara perenzione, cioè, per i profani, è l'archiviazione, l'archiviazione. Cioè, tu pensa, in tre anni il Comune di Roma e sì. Roma Capitale non si sono presentati, ma a noi questo ci serviva, non serviva di vincere, perché sì, sapevamo benissimo che non ci avrebbero fatto vincere. Dimostrare carte alla mano come stanno le cose. Cioè questo, cioè a dire, noi abbiamo denunciato poi anche Ignazio Marino, abbiamo denunciato tutti quelli che avevano avuto parte in tutta questa faccenda infame, Matteo Renzi in primis e tutti gli altri. Beh, come vedi è arrivata la perenzione. E poi scout Matteo Renzi, la definizione bisogna sempre aggiungerla. Sì, sì. Beh, insomma. Colui che non è in grado di intendere e di volere. Sì, sì. No, lo possiamo dire che secondo il Tribunale di Firenze, il Fiorentino. Non ha fatto opposizione. Allora, questo per dire che c'è in corso tutta una sistematica violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, ma non solo quello, cioè noi andiamo poi al fatto, perché non è finita, non so se lui se lo ricorda, nel 2017, sempre a seguito di questa perenzione che ha fatto comunque nell'ambiente, ha fatto scandalo, perché questa cosa qui qualcuno l'ha vista, qualcuno l'ha saputa, i giornali ovviamente hanno taciuto in assoluto, ma quello che è connesso a questo, diciamo, agli interessi e al contesto delle violazioni, delle tensioni create nel corpus, nell'animus delle leggi dello Stato e dell'applicazione delle leggi dello Stato dalla magistratura a qualunque altro ente che dovrebbe tutelare la verità, dovrebbe tutelare l'organizzazione socialmente sostenibile e garantista, eccetera, eccetera, tutte queste cose che non è. A un certo punto che succede? Che guarda caso abbiamo denunciato anche il Movimento 5 Stelle, non solo i sì. Pseudo restauratori, no? Che denunciamo questa cosa qua, e la prima cosa che hanno fatto è fare una bella leggina anche al Devo per mettersi, pararsi il culo, come la legge che hanno fatto per la non responsabilità delle vaccinazioni adesso i dottori, no? Sì, si fanno una bella leggina e si mettono all'interno della protezione, no? Si mettono la blindatura, no? Ormai la legge è un optional. Se la fanno una blindatura che poi sia legale, sia concordata, sia allineata al corpus generale delle leggi, frega un cazzo. Che è successo? Pensate. Allora, hanno procrastinato, noi avevamo chiesto anche l'eliminazione della città di Roma città metropolitana, perché è tutto illegale. Allora, che hanno fatto? Cercare di dare una tutela in qualche modo ai nostri cari, quelli del Movimento 5 Stelle l'hanno proposta sta legge, e poi hanno votato tutti ovviamente. Quindi, no? Onestà, per carità, nel 2017, questo è del febbraio mi pare, no di più, dicembre, questa perenzione. Nel 2017, verso agosto, quando già ancora se ne parlava nelle ambiti giusti, che viene fatto? Viene proposta una legge, poi approvata, che dà una moratoria di un anno per mettersi a posto legalmente su queste porcherie che sono insostenibili né ora né mai né in giro per il mondo dove vuoi, capito? Questo, quindi, un anno di, perché questo è possibile, fare delle moratorie, mettere a posto, un anno, si può ripetere, ma una volta. Sì, questa cosa qua l'hanno fatta almeno 4 o 5 volte, che so io. Sì, ancora non è ancora così, perché non si riescono a mettere d'accordo.
Cioè, allora, no, voi vi preoccupate della multa che prendete perché vi trovano per strada senza il Green Pass, ma andate a fare in culo, pure voi! No, poverini, pure voi che non fate un cazzo dalla mattina alla sera, state solo a lamentarvi, solo a lamentare, anche tutti i giorni che io vengo contattato per pietismo, perché io non so a chi rivolgermi, non so che devo fare professore, che devo fare dottore, che devo fare maestro, che devo fare, che devo fare? Vaffanculo, agite, cominciate a ragionare, cominciate a pensare, a prendere le armi se serve. Allora, sarà gli molto animi difficile. Si stanno riscaldando, io credo sia molto più opportuno terminare la trasmissione. Arrivederci a tutti, alla prossima. Laudetur priapus. Va bene. Sì, ma come? Guarda, fanno vai tranquillo. A noi. Sono 50 anni che dicevamo. Diciamo, sarai considerato come eroe. Va bene, dai, a posto. Magari qualche quando parli sempre delle leggi, qualcosa lo devo togliere, perché se no vada alla sostanza. Ma per carità, la registrazione è tua. Vabbè, no, speriamo bene. Spera. Tu sai che chi vive sperando muore cagando. No, piuttosto ci saranno le elezioni. Ma quale? Così dice. C'è il referendum. No, ma tra un anno ci saranno le elezioni. Cioè il referendum a giugno. Il PD ha la maggioranza assoluta. Persone, lasciamo perdere il gruppo romano. Vabbè, quello è stata una cosa folcloristica. Vabbè. Ma io ho visto che sì, no, ma lo scopo era quello di metterci in mezzo. Vabbè, no. Ma di che parli? No, per le elezioni tra un anno. Sì. No, ma adesso ci sono le elezioni del referendum. Il referendum. Sì, ma però quello proposto dai radicali. Qual era? Non lo so, però. No, non lo sa nessuno. Anche loro vengono boicottati. Però tra un anno ci saranno le elezioni, no? Il PD ha la maggioranza assoluta, le previsioni. Le previsioni, ma fatte da chi? Io non credo a nessuno di questi mascalzoni. Ti dico le cose come vanno scritte. O è ricattato, o è un vile, è un vigliacco. Ma avevo detto che io ho conosciuto, per esempio, questo amici, questo dottore, ha creato questa cosa, che dice le stesse cose. È uno che c'ha, però c'ha una televisione e una radio. Ma è buona fede, ma è un coglione, non sa un cazzo. Amici per l'Italia ha fatto. Guarda, io ci ho parlato. Che Ornella Mariani? Peggio, molto peggio. E quello, Ornella Mariani c'ha un passato non molto limpido. Poi quando era in Europa, c'aveva lei stava a Parigi, mi pare che stava. E lì faceva la giornalista, non mi ricordo, la scrittrice in ogni caso. Sì. E c'aveva qualcosa che non andava. Quando è tornata qui ha fatto la donna di campagna, si è ritirata all'Aquila, ma dove. L'ho conosciuto, sta in campagna adesso. Sì. Ma in questa situazione di crisi ci sono tutti questi sbocchi, per uno giusto. Ma scusa, tu hai detto prima, noi sono 50 anni, lui 70. Mica siamo mostri, non siamo extraterrestri, siamo persone col cervello in testa. Dove cazzo stavano le persone col cervello in testa e con l'animo pulito e che volevano veramente cambiare le cose? 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa, 3 anni fa. Un anno fa, tutti usciti adesso. No, perché dicono no, tu ti arroghi delle pretese. Come si chiama quell'avvocato professore universitario che ho conosciuto, che è di destra? Sinagra. Sinagra. Sinagra è uno in gamba, è uno di noi. Ma Sinagra ha fatto lotta al regime, va? Anche lui 40-50 anni. Certo, da quando stavo in Sicilia. Capito? Non è che ti improvvisi no, così. Ma magari lui sta creando. Io sto registrando, sto registrando ancora. Va bene. Comunque sì, le cose stanno così. In Italia le cose stanno così. Chi è? Buongiorno. Chi è? Che è tuo nipote? No, amica, scusate, se non hai problemi ancora. Ciao ragazze, loro sono le mie figlie. Le mie figlie numero due. Perché sono
amiche delle mie figlie. Ma abitate qua anche voi? Sì. Te ho visto tante volte, sì, te sì, no. E lei è la sorella? Sì, lei non abita però ogni tanto ci capita. Allora stiamo facendo i video. Allora, ve lo dico a tutte e due, è venuto e passato uno di quelli cui siamo in contatto ogni tanto via email, e mi ha detto che loro signori hanno vinto la causa contro il consorzio. Bisogna vedere quale causa. Allora ho detto mandami subito i dati. E lui mi ha detto guarda che loro sono stati assecondati dall'amministratore. Beh, non mi stupisce. Aspetta che spingo anche che io. L'amministratore sia d'accordo con questi signori. Comunque ve l'ho detto ragazze, dovremmo fare qualcosa, siccome è lui che mi ha aiutato a fare quella famosa denuncia.